Vi ricordate questo certo. Il mio piatto preferito. Il panzic. Tu stai sempre qua? No, io sto a Roma. Sono venuta per conoscervi, per vedere come siete brave. Noi siamo super brave. Ma abbiamo fatto un po' di litigi, eh? Chiara? Vieni. Mi aiuti a tagliare metà, questo per favore? Sapevo, cavolo. Ti ricordi quando abbiamo fatto da mangiare e le gemelle hanno litigato con... Quello, sì. Quello è stato devastante per te. Quello sì. Datele un paio di guanti, per favore. Ho lavato le mani. È la cosa più antigeniche. Sono antigeniche le unghie così. Anna, me le dai a me questo che lo faccio? Faccio io ogni questo, volta dai. Che voglio fare una roba mi devo rovinare tutto. Io sono venuta qua per cucinare roba che mi piaceva. Abbiamo avuto che semplicemente se per favore potevi metterti i guanti. Noi eravamo qui, siamo rimasti noi tre. Ho fatto di tutto per inglobarla. Ah, è qui. Erano tutti e due... E corna. No, erano un po'... Però, dai. Io mi siedo al mio posto. Anch'io. Abbiamo fatto divertire le nostre suorine. Loro ci hanno fatto emozionare, ci hanno fatto piangere, ci hanno fatto ridere. Sono contenta di averle ritrovate sane e salve. Anche voi ci avete fatto emozionare, loro piangere, ridere, stancare, divertirci. Hanno fatto di tutto per farci capire cosa significa vocazione. Io non ci ho capito niente per tanto tempo. Mentre poi quando sono andata nel monastero e sono tornata qua ho capito quello che loro intendevano, che non capivo. Oh mamma, clausura! Allora qui, voi avete visto, è scritto clausura. È un luogo molto bello per chi va in cerca di qualcosa di grande, di interiore. E questo si riesce a trovare semplicemente nel silenzio. Sto avendo un mancamento, non sto scherzando. Quando io e lei siamo state in monastero abbiamo vissuto un'esperienza molto intensa. Ci ha anche un po' destabilizzati, molto, cioè ci ha messo proprio alle strette. Io lì mi sono ritrovata proprio a non aver niente e dire, quindi? Quindi cosa vuoi fare? Anche se ti sembra che questo silenzio è vuoto, questo silenzio te lo ricorderai per tutta la vita. Perché è qua. Che tu scoprirai qualche cosa che non hai visto ancora a 22 anni. Adesso sta dicendo a me delle cose che non avevo mai avuto il coraggio di dirmi, perché non è facile ammettere di evitare qualcosa soltanto perché pensi di soffrire di meno, mentre poi ti fa soffrire di più. Io venendo qui comunque sto accettando delle cose che io fuori non ho mai voluto affrontare. Ci condizioniamo a vicenda, capito? Quindi questo condizionarci ci ha portato a plasmarci in una cosa sola. Però non siete una cosa sola. Anzi. Sto ammettendo in questo istante che è difficile ammettere che siamo due persone diverse. È bello parlare qua, però dobbiamo preparare perché oggi è un grande giorno. Diamo il tempo. A Villa Santa Maria i ricordi sono molti. Ma le ore passano veloci e in vista della cerimonia le ragazze si ritagliano un momento con Maria Lucia. Come ti senti? Sono un po' emozionata perché so che sarà un passaggio di non ritorno. Se ci penso dico, vabbè, oggi è l'ultimo giorno che mi alzo e mi vesto, che apro l'armadio e decido. C'è i colori. Mi sento male.
E quindi, cioè, se ci dovessi, ecco, troppo pensare, ti viene poi da dire, ma che stai a fare? Perché, cioè... Ma tu sei pronta? E sei convinta? Io penso che di non essere mai pronta, perché, cioè, io non è che me lo riesco tanto a dire tra due anni... So suora, no. Cioè, secondo me non si tratta di sentirsi come se, ok, sto diventando suora. Cioè, è di sentirsi, sono felice, sto facendo un percorso che mi rende felice. Sì, continuo. Cioè, se non eri felice, giustamente non eri qua. Se sei qua che stai per fare questo passo, significa che, cioè, ci sei arrivata da sola. Più che altro devi essere sicura di te stessa, perché te magari a volte pensi dentro di te di sbagliare, magari di non fare la cosa giusta al 100%. Te sei il tuo 100%, ricordatelo. Una parte di me era un po' triste, magari, del fatto che abbandonasse un po' i suoi colori. Ma qui dentro ho capito che puoi splendere anche con un marrone o con un nero. Io sono felice di essere qua, di condividere questo momento con te e soprattutto di essere qua con loro, anche perché comunque abbiamo fatto parte un po' del tuo percorso, cioè ci siamo state anche noi ed essere qua oggi, cioè, è un giorno importante per te ma lo è anche per noi.